In questo periodo di emergenza sanitaria abbiamo voluto raccogliere anche le dichiarazioni di medici che operano sul territorio. Ai nostri microfoni il dottore di medicina generale Antonio Felice, che rinnova l'invito ai cittadini ad evitare contatti umani in queste settimane decisive. Ascoltiamolo. Dottore Felice, sempre impegnati in prima fila. Sì, questo è proprio vero, ma cominciamo ad avvertire da diversi giorni, abbiamo avvertito questo disagio e lo stesso per far capire alla gente come bisogna comportarsi è stata dura ed è ancora dura. Stiamo vivendo veramente una situazione particolare, stiamo in guerra, per noi stiamo in guerra, siamo molto impacciati. Ci diamo da fare per accontentare la gente, ma la gente deve anche capire la nostra posizione, la nostra situazione. Dobbiamo evitare i contagi, dobbiamo evitare questi contatti, lo stiamo facendo a gran forza. E questo è tutto quello che posso dire per il momento. Cosa chiedono i pazienti in un primo momento adesso? Adesso cominciano ad essere non preoccupati, ma terrorizzati. E hanno cominciato a capire il pericolo imminente che ci può aspettare da un momento all'altro. Ringraziando il Dio, questa zona è ancora un po' salva, però ogni tanto le brutte notizie si fanno sentire. Viviamo in un continuo terrore, e siamo veramente preoccupati. Siamo veramente preoccupati e noi siamo limitati nella nostra azione di medico. Facciamo tutto quello che si può fare, anche di più, anche nel visitare pazienti con patologie importanti che conosciamo. Però, ripeto, lo ripeto a gran voce, siamo preoccupati per non poterci muovere liberamente, perché le notizie di colleghi in tutta Italia che sono positivi al coronavirus sono frequentissime e questo veramente ci preoccupa un po' tutti, perché se ci fermiamo noi, la gente non sappiamo come potrà reagire, cosa dovrà fare, dove dovrà rivolgersi. Grazie. C'è supporto da parte delle autorità regionali? Siete attrezzati? Per amor di Dio, voglio dire una cosa, la ASL ci ha dato una mascherina, un FP2, insomma una mascherina che per noi ci stiamo attrezzando noi, stiamo vedendo, ci stiamo organizzando. Proprio adesso sono andato a comprare un attrezzo particolare per salvare gli occhi, ma sono tutte cose così, insomma. Ci diamo da fare, siamo dei medici di campagna che si danno da fare nell'ambiente in cui viviamo, sempre nello spirito di aiutare gli altri. Beh, Un messaggio di speranza. Grazie se non c'è quella, abbiamo finito, è meglio che ce ne riteniamo in casa. Forza, ce la dobbiamo fare e ce la faremo. Siamo forti, siamo italiani, l'Italia è la nazione più bella.